I disturbi aritmici sono in forte crescita, soprattutto negli ultimi due decenni, sia per un'aumentata capacità diagnostica e verosimilmente anche per una aumentata sensibilità dei soggetti. Questo può essere legato sia all'abuso di alcune sostanze come il fumo di sigaretta, come il caffè o addirittura sostanze dopanti, come abbiamo avuto modo di osservare sempre più frequentemente in fasce più giovani della popolazione che dedica all'attività sportiva, agonistica e non. L'abuso di queste sostanze porta ad avere una propensione allo sviluppo di aritmie cardiache. Poi, ovviamente, non tutte le cause sono note, sicuramente, e da un punto di vista così della conoscenza attuale, è interessante osservare che è più comune avere dei disturbi del ritmo cardiaco nelle popolazioni che vivono in aree urbane, quindi nelle città, piuttosto che nelle aree rurali, quindi fuori città. Questo sembra suggerire quindi un'influenza del cosiddetto stress al quale tutti noi siamo in qualche modo sottoposti nel giocare un possibile ruolo nell'incremento dei disturbi del ritmo cardiaco.